arrivava Antelio. No, non succede niente. Era stato ad un congresso di chimica in Germania. Arriva. Quinto era su. Lo sente parlare con la madre e poi tornare fuori. Sale la madre. Quinto, presto, raggiungi Ampelio, trattenilo. Ho paura che faccia qualche sciocchezza con Caisotti. È appena entrato e ha detto: oh Ampelio, sai che quella buona lana di Caisotti è giunto al punto di darmi della ladra? E lui subito: dov'è? Dov'è? Io gli spacco la faccia. Ed è uscito a cercarlo. Quinto corse per strada. Vide il fratello che andava avanti di buon passo. S'affrettò a raggiungerlo. Ampelio, Ampelio, che ti piglia? La mamma si è spaventata, dove vai? Ampelio non si voltò, continuò a camminare e non degnò il fratello di uno sguardo. Vado a spaccargli la faccia. Ma sì, dovessimo stare a sentire tutte quelle che dice Caisotti. È un irresponsabile, è un selvaggio. E io gli spacco la faccia. Guarda, è meglio che non scendi su questo piano. L'altro giorno per poco non mi ci picchiavo io. È una bestia, sta cercando di complicare le cose per ritardare i suoi impegni. E se nasce un diverbio, una rissa, è proprio quello che lui cerca. E io intanto gli ho spaccato la faccia. È come è arrivato il cemento. Vedete che non c'era che davvero un po' di pazienza, come vi dicevo io? Adesso riprendo subito i lavori, metto più uomini che posso sul cantiere, voi mi darete ancora un po' di respiro e io vi pago la cambiale con gli interessi. Siamo intesi? Invio della cambiale, così come niente fosse. E tu che gliele lasci passare tutte, tranquillo. E tu? Beh, tu sei stato zitto tutto il tempo. E beh, stavo a vedere te, per Dio. Ma mi credevo... Ampelio scosse il capo. Non ti sei reso conto della situazione, disse. Ha un momento difficile, ma con delle possibilità di ripresa. Se noi gli stiamo addosso, gli protestiamo la cambiale, si crea il panico tra i suoi creditori ed è un momento farlo fallire. E io mi chiedo, ma a noi conviene o non ci conviene di più sostenerlo? E se fallisce, la causa per la liquidazione tra un mucchio di creditori, i lavori da affidare ad un'altra impresa, chissà a quali condizioni, invece se si rimette a posto, siamo a posto anche noi. Lo vedo cosa sei riuscito a concludere con la tua tattica elastica. Della casa non c'è ancora un mattone. Beh, adesso fu Quinto ad arrabbiarsi. E il cemento? Lo sa il cemento? Una bella storia anche quella lì. Ci prendono alla gola come vogliono. Di lì non si scappa, è un monopolio. E prese a lamentarsi contro la società del cemento, a citare fatti, abusi, costrizioni, posti dove sarebbe stato facilissimo approvvigionarsi di cemento e che venivano acquistati e fatti chiudere dagli onnipotenti cementieri. In questi discorsi, nell'individuare le cause delle sue difficoltà, nell'inquadrare fatti disparati, l'impresario dimostrava una certa finezza che Quinto non s'aspettava. Quinto rincasò ad umor nero. Non solo l'inquietava il non essere riuscito ancora a farsi pagare, ma anche l'aver scoperto in Caisotti un antico compagno di lotte. Bella curva aveva fatto la società italiana, esclamava tra sé. Due partigiani, uno studente e un paesano, due che s'erano ribellati insieme con l'idea che l'Italia fosse tutta da rifare e adesso eccoli lì, cosa sono diventati. Due che accettano il mondo com'è, che tirano i quattrini e senza più nemmeno le virtù di una borghesia di una volta, due pasticcioni dell'edilizia e non per caso sono diventati soci d'affari e naturalmente cercano di sopraffarsi a vicenda. Però, osservò Quinto, al paesano almeno era rimasta quell'attitudine a considerare come lotte sociali tutte le difficoltà che gli si presentavano e a lui